Ciao ragazzi, come state? È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho fatto un video, sono passati quasi 2 mesi. Allora, adesso sono a Vicenza, sono venuta a trovare i miei genitori. Ho avuto un po' un periodo, un po' no, nel senso non ho pubblicato tanti video sia da una parte perché, come vi ho sempre detto, sono molto impegnata col lavoro. Faccio degli orari che coincidono quasi sempre con le partite, quindi non ho potuto seguire tanto la Juve in questa stagione, men che meno quella femminile, perché sabato e domenica faccio sempre 8 ore e la Juve femminile gioca sempre tra mezzogiorno e 2:30, quindi sono sempre a lavoro per quegli orari lì. Però niente, oltre a questo ho avuto anche problemi familiari, c'è mia mamma che non sta bene di salute. L'ho accompagnata un mesetto fa a Bologna, e niente, ci hanno detto che non è operabile. Niente, è in sedia a rotella adesso. Volevo solo spiegarvi appunto la situazione perché effettivamente sono un po' sparita. Allora, per il resto Torino va tutto bene. Abito ancora là, nonostante adesso sono a Vicenza. Lavoro nello stesso posto in cui avevo trovato lavoro un anno fa. Adesso mi scade il contratto a fine giugno, vedo se me lo rinnovano, altrimenti cerco un altro lavoro. Se vi trasferite a Torino, ragazzi, cercate lavoro tramite agenzia, perché se andate porta a porta a portare curriculum, vi propongono tutti i contratti in nero, in cui prendete 4-5 euro all'ora. Quindi sì, cercate di, se appunto vi muovete, se arrivate a Torino. Mi raccomando, agenzie. Niente, poi se qualcuno volesse anche, siccome non faccio sponsorizzazioni, se qualcuno volesse qualche consiglio sulle agenzie migliori per trovare lavoro e tutto, scrivetemi pure, ve le consiglio io. Allora, niente, questo appunto a Torino va tutto bene. Adesso non so se mi rinnovano il contratto, ma se non me lo rinnovano cercherò un altro lavoro. Non mi perdo d'animo. E nulla, non sono appunto riuscita a seguire tanto la Juve ultimamente. Alcune partite le ho viste allo stadio. L'ultima partita che ho visto è stata Juve-Atalanta. Mi sembra fosse finita 1-1, proprio quella di campionato. E dopo ho visto la finale di Coppa Italia. Però non allo stadio, quella ovviamente da casa. E niente, appunto, per il resto sto bene. Devo dire, mi manca molto YouTube. Mi mancano soprattutto le live, soprattutto perché mi mancano le persone con cui facevo le live. È da tanto che non le sento. Mi manca appunto Mariangela, con cui avevo stretto un rapporto veramente speciale, ma poi anche gli altri, Luca, Francesco. Massimo, poi anche Matteo, Elisa, non ve li elenco tutti, ma sapete con chi facevo le live, ragazzi, e mi mancano tutti. Purtroppo, appunto, causa lavoro, non sono mai disponibile per le live. Alcuni provano ad invitarmi e gli sono grata, però purtroppo non avendo seguito la Juve. O sono occupata o comunque non mi sembra il caso di venire in live più che altro perché non sono molto informata, diciamo, essendo così occupata. E quindi sì, niente, se uno di voi vede questo video, mi raccomando, scrivetemi così ci rimettiamo in contatto, ragazzi, perché sul serio, è la parte di YouTube che mi manca di più, no? Le live con gli altri ragazzi con cui ho legato. E nulla, solo questo, volevo appunto farvi sapere che sono viva, ho solo avuto un po' di problemi familiari e anche di lavoro ovviamente, eccetera. Adesso sta arrivando l'estate a Torino. Ragazzi, siccome appunto non ho mai tempo di seguire il calcio, gli europei forse riesco a seguirli, speriamo Dio, forse un po' incrociamo le dita. La prima partita sicuramente, le altre non lo so, però vabbè, siccome non riuscirò, non so quanto riuscirò a seguire il calcio, se magari vi fa piacere, magari ogni tanto vi porto un vlog per far sapere come sta andando a Torino, per raccontarvi qualche aneddoto,
Non lo so, però appunto sarebbero più video sulla mia vita privata perché appunto sul calcio non sono più riuscita a seguire tanto. Sì, ovviamente mi tengo aggiornata, so cosa hanno fatto le Juventus Women, so cosa stanno facendo le nazionali, so cosa stanno facendo le giovanili, sia femminili che maschili, cioè no, in realtà solo femminili perché i maschili adesso sono in nazionale, quindi so tutto. Però appunto non sto vedendo le partite, quindi preferisco non fare post partita solo sul sentito dire. Niente, ragazzi, tutto qua. Sono viva, sto bene, a Torino sta andando bene, volevo farvelo sapere. Se qualcuno dei miei compagni di YouTube o Instagram vede questo video, ciao ragazzi, mi mancate. E nulla. Niente, sempre fino alla fine forse Juventus e vabbè, quest'estate anche Forza Azzurri, visto che ci sono gli europei. E niente, ciao ragazzi.